Senta, Marri, mi sembra il caso di presentarvi così ad un evento televisivo. C'è qualcosa che non va. Questo sole qua, questo caldo. Solo l'acqua e dopo. Vabbè, tutti hanno caldo, ma l'etichetta televisiva ci impone di presentarci presentabili. Oh, già, non sei proprio moderna, hai mai visto il Grande Fratello? C'hanno la piscina, il solario, fanno di tutto in quella casa. Non c'è solo quello, c'è anche l'Isola dei Famosi, lì sono tutti nudi. Sì, ma questo è bianco e nero, è un infotainment. Cos'è lo che? Infotainment, informare divertendo, è in inglese, no? Parolona, potresti stupirci, dai, facci vedere qualcosa di nuovo, qualche novità. Fai come la Simona Ventura quando è andata sull'Isola dei Famosi, dai. Appena stavo a dire. Sguma? Ok, per il bene della trasmissione. Scherzetto cinese? Dai, muovetevi. Dobbiamo registrare bianco e nero. O volete rimanere qui a fare i sushi viventi? Via! Amici, ora che il trio si è ricomposto e anche rivestito, siamo pronti per iniziare questa che sarà una puntata forse la più importante dell'anno. 235 network da tutto il mondo collegati, giornalisti assiepati ovunque per seguire le fasi più eclatanti di Bianco e Nero 2010-2011. Sì, ma... È la Peppa, Claudia, dovevi avvertirmi prima, avvertivo a casa, no? Così, sapevo che bianco e nero era Mondovisione. Tu sapevi qualcosa? No, Zoro, ma tu non sai che quando la Claude ci mette la testa c'è da aspettarsi di tutto, eh? Ragazzi, fatemi finire. Se pensate che questa sia la solita finale del Super Bowl, una cerimonia degli Oscar o Grammy Award con quattro ospitini e un po' di musica, beh, vi sbagliate di certo e allora lasciate tutto quello che state facendo fino adesso e seguite questa puntata, Bianco e Nero Revolution. Ragazzi, come sono andata? Insomma, quando ci metti la testa. Poco convincente però. Ok, chiedo, il tuo microfono è perfetto. Oh. E voilà, Poker Dassi, benissimo, iniziamo la puntata altrimenti viene notte. Noi siamo stati al Tonale, all'Adamello Ski Raid, e tu chiedo dov'è? Ragazzi, vediamo l'Adamello Ski Raid e al rientro... Zorro, commenterai la tua performance. Guarda, impara, Guido. Sì, vediamo proprio. Imparare cosa? Sono le 5.40 del mattino e tutto è pronto per la terza edizione dell'Adamello Ski Raid, una delle 5 gare di sci alpinismo più importanti al mondo e che fanno parte del circuito La Grande Course. Ma con me, prima di andare a vedere il percorso, ovviamente, Christian Zorzi e... Secondo me non ce la fa. Vabbè, lo aspetteremo a Cima Presena. Si arriva. Speriamo che Christian non si sia perso, anzi speriamo di andare a pigliarlo proprio in cima. Io devo correre. Permesso, 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 permesso. Su, giù. Io non vi voglio far perdere altro tempo, però mi raccomando, abbiate cura di voi stessi. Ascolta, eh? Porta i viveri. Zorro, che? Ma perché mi offendi sempre? No, tu non ti rendi conto che io e te potremmo essere una squadra perfetta. Io in discesa, tu in salita, si vincerebbe tutto. Perfetto, tu vai in discesa, io commento, tu vai in salita e Bubò... Fa microfonista. Fa microfonista, perfetto. Torniamo a noi, la primavera è alle porte e per tanti vuol dire svegliarsi dal letargo come il nostro Bubò Valbusa. Ci sei mancato, Bubò. Anche voi tantissimo, infinitamente, specialmente te Claudia. Però guarda, dopo le proposte della RAI per il prossimo anno spero che si avveri qualcosa. Sei bella, sai fare il tuo lavoro, qualche posto lo troverai in giro, non so. Cosa? Non te l'abbiamo detto, è dall'inizio che volevamo dirtelo Claudia, ma insomma, non ti abbiamo detto Bubo, niente. Cioè, no, non sapevi nulla. No, sai com'è? È una ruota, è un ciclo. È una ruota, cioè, un ciclo. Ce la fate? Per te può essere un motociclo per andare a casa, cioè per dire, è una ruota che gira. Non no? Ci sarebbe il problema. La RAI ha deciso di investire su qualcun altro, facce nuove, con un po' di trucco, tanto trucco diciamo dai. Sì, visto che un po' di estensione, esatto, due lenti a contatto. Bubo, no, guarda, si sta liberando un posto da maggiordomo giù a Porta a Porta. Tu vai a Roma. Di a Bruno che ti mando io e vedrai che lì un posto lo trovi di sicuro. Ma si sta liberando anche quello.
Dai ragazzi, fatemi finire sta puntata in bellezza per cortesia, e un buco per infilarti lo troviamo sempre, Bubo, sei tranquillo? Un attimo di attenzione perché andremo a vedere il finale di stagione, il servizio sulla Two Horn Cup. Tu sai dire Two Horn Cup, come lo dico io? Non so, la lingua è abbastanza grande. Bianco e nero, sono in incognita, sono tornata qui a Passo Oclini alla Two Horn Cup, questa discesa libera di fine stagione in cui andremo a conoscere, ad incontrare 7 medaglie mondiali di Garmisch. E il primo ovviamente che incontriamo è Christoph Hinnerhofer, allora benvenuto. Oggi purtroppo non hai vinto, non hai fatto l'unplay-in. E oggi direi che è uguale, era meglio... Peter Phil, oggi non è salito sul podio, ma ha fatto una grandissima stagione e ricorderò sempre il suo momento di gioia, di felicità a Garmisch, forse anche un po' di commozione inaspettata, Peter. Sì, sicuramente. Manfred Mölg, molto fashion con questo verde che mi ricorda molto la primavera, anche a te, perché adesso è ora di parlare di bicicletta e di altri sport. Di vera speranza, dai. No, sai perché non parlo della gara di oggi? Perché ti sei dimenticato che dovevi andare dritto, hai fatto qualche curvetta tra una porta e l'altra. Ma diciamo che dai, ci siamo divertiti. Saggio, e a proposito di saldi di fine stagione, io sono andata a trovare Franco Nones che compie 70 anni e devo dirvi... 70 anni e non sentirli. Devo dirvi ragazzi che l'ho visto molto più in forma di voi tre messi insieme, cioè io non lo so... Come faccia ancora? Vediamo il servizio. Sanghedina, sportivo uomo e sportiva donna per quanto riguarda lo sci alpino a livello sia mondiale che italiano. Hinnerhofer ai mondiali, penso, con quelle 3 medaglie e anche la Brignone, insomma, si è consacrata a un nuovo talento dello sci in gigante. Mentre a livello mondiale si è parlato molto della Von e della Riesch, perché sta Coppa del Mondo con tantissimi punti. Chi è l'uomo dei due? No, Von e Riesch sono tutte e due le donne. Però. Passiamo allo sci nordico. Campo mondiale, Petter Northug, i due norvegesi, Petter Northug e Marty Bjørgen hanno fatto bello, brutto, cattivo, tempesta, il tempo l'hanno fatto loro. A livello italiano, Arianna Follis e... chi possiamo dire? Christian Zorzi. No. Sì, perché... quello che, che prenderà il suo posto, Pellegrino, ha dato segno, ha dato qualcosa, qualche bel segnale. Qualche bel segnale, più di qualche segnale. Christian? Concordo quasi sui stessi nomi. E a posto di Pellegrino metterei Clara, Roland Clara, dai. Premiamolo perché ha fatto un ottimo tour de ski, ha fatto quel balzo di qualità che gli ha permesso di essere tra i primi 15 a livello mondiale. Boom, basta. Sempre molto tecnici i miei ragazzi. Per me gli atleti dell'anno sono stati... Chris and Chris. Ghedo, alla fine si pensa sempre all'inizio. Abbiamo iniziato questa avventura io e te, ti ricordi? Non so cosa dite, che mi viene da piangere. No, no, mi fa... No, è bello ripensare che abbiamo iniziato io e te soli. E poi è arrivato qualcun altro. Poi è arrivato Zorro, Christian Zorzi. Vabbè, l'abbiamo già perso. E poi è arrivato Bubo Valbusa. Provavo, come si può dire. Insomma, adesso siamo in 4. Abbiamo iniziato in 2 e finiamo in 4. Diciamo che bisogna allargare il tavolo, perché qua la famiglia si sta ingrandendo. Ma no, non c'è problema, stai tranquillo, che tanto il prossimo anno c'è chi viene il prossimo anno e c'è chi se ne va! Anzi, potresti cambiare... Sì, per prendere il tempo. Sì, vabbè, lo so che riusciresti a fare tutto anche senza di me. Beviamoci sopra, dai. Dai, brindiamo. Un bel brindisi. Dai. Siete pronti? Alla salute, salute. Alla salute, salute da tutti, bianco e nero, anzi da Maso Franchi in Val di Cembra. Un abbraccio a tutti voi da... questo poker d'assi, oserei dire. Al nuovo trio! Al nuovo trio! Al nuovo trio! Ma va, va, va! Alle nostre spalle la partenza di questa gara e con noi Alessandro Montinelli, presidente di Adam... Mottinelli. Mottinelli. Da quando sono piccolo che mi chiamo Montinelli.